molto silenzioso. Sempre 60, 60, mezz'anno. Le città italiane, anche a Conversano, il 13 dicembre, data di morte di Santa Lucia, si festeggia e si onora in processione. La Vergine e Martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano, è una delle sette donne menzionate nel canone romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano, intorno all'anno 304. Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo, dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente, già nel 384 Sant'Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, Papa Onorio I, poco dopo, un'altra a Roma. Oggi, in tutto il mondo, si trovano reliquie di Lucia e opere d'arte a lei ispirate. La statua della Santa, uscendo dalla sua chiesa madre, la Passione, sita in corso Umberto I, viene portata in processione per le principali strade cittadine. Giungendo lungo via Matteotti e recarsi verso la chiesa del Carmine, ove viene celebrata la Santa Messa in suo onore. Terminando il percorso in processione verso la chiesa che la ospita, il parroco Don Felice di Palma benedirà e augurerà a tutti i presenti un felice Natale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Secondo la Passio, la giovane apparteneva a una ricca famiglia siracusana, promessa sposa a un pagano. Per una malattia della madre, compì un viaggio a Catania per visitare il sepolcro di Sant'Agata, sul quale pronunciò il voto di conservare la verginità. Distribuì perciò i beni ai poveri e rinunciò al matrimonio. Arrestata su denuncia del fidanzato, fu sottoposta a diverse torture. Condotta in un lupanare, trascinata da una coppia di buoi, cosparsa di pece bollente, posta sulla brace ardente. Per sfuggire al carnefice, si strappò gli occhi. Solo dopo questi tremendi tormenti, cadde sfinita e morì.
le sue ossa non si trovano a Siracusa in quanto, come pare, trafugate dai bizantini, furono portate a Costantinopoli, da dove furono saccheggiate dai veneziani. Peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Thank you.
conclusione di questa processione, in cui abbiamo venerato la Santa Vergine Martire Lucia, vogliamo chiedergli un dono particolare, una grazia particolare, di avere il coraggio della testimonianza così come ha fatto lei. Non dobbiamo aver paura di essere cristiani, lo dobbiamo dimostrare nei diversi momenti, nelle diverse situazioni, quando ci troviamo con gli altri. Non vergogniamoci di essere cristiani, teniamoci fortemente alla nostra fede e soprattutto comunichiamo. Questa santa ha avuto il coraggio di affrontare tante battaglie, ha avuto il coraggio di pagare anche con la vita la coerenza nella fede e richiama noi a essere coerenti nella fede. La vostra partecipazione quest'oggi, da questa mattina alle 6 con la prima messa fino a questa sera, è un'attestazione che non soltanto ci tenete a venerare questa santa, ma soprattutto è un'attestazione della vostra fede che intendete sempre dimostrare e comunicare. Non è soltanto una bella tradizione, ma è un impegno a vivere proprio come il Signore ci ha detto, a vivere nella luce, a essere testimoni di luce, così come il Vescovo poco fa ci richiamava nella Chiesa del Carmine. Ringrazio dunque tutta la cittadinanza per questa sensibilità e questa attenzione. Ringrazio le autorità che hanno partecipato questa sera alla solenne processione e alla messa solenne. Ringrazio la confraternita per la cura che ha nei confronti non soltanto della giornata di oggi, ma anche della Chiesa della Passione. Vogliamo sempre essere vicini e sostenere la confraternita. E soprattutto il Signore dia a tutti noi la gioia di prepararci al Santo Natale. E ora concludiamo con la benedizione divina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Con la gioia del cuore andiamo in pace. Se vuoi si mette anche la patata, è un impasto morbido da far lievitare. E poi uno, come vedi, come vuole, gli fa col cucchiaio.